Riguarda tutti, riguarda molto anche il genere maschile, anzi direi che è soprattutto un problema degli uomini e della loro educazione. E penso che abbia fatto bene la Presidente della Commissione a convocarci subito, così diventiamo operative. E noi abbiamo un lavoro fatto dalla precedente Commissione Femminicidio, chiaramente siamo una commissione d'inchiesta, quindi dobbiamo lavorare molto anche per capire cosa non funziona, cosa si può migliorare e poi ci sarà invece il percorso anche legislativo delle norme che il governo ha presentato e che discuteremo insieme in Parlamento. Quindi credo sia molto importante, finalmente mi sembra che ci sia consapevolezza che è una grande priorità della politica, la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne. Sì, no, saremo a Venezia per dire delle cose politiche, poi vedremo modi e cose. È una iniziativa della Presidente a cui noi abbiamo risposto positivamente. Assolutamente sì, questo lavoro non si può fare senza le donne, le associazioni, chi in questi anni ha sempre lavorato nei centri antiviolenza, nelle case rifugio, chi conosce la violenza e come dire, sa correttamente leggerla. E questo è molto importante ed è a partire da questo sapere che va fatta la formazione degli operatori e le operatrici della giustizia, delle forze dell'ordine, che è uno dei temi grandi, non solo l'educazione dei ragazzi, ma la formazione di chi poi ha a che fare con la violenza. Come giudica le parole di Gianbruno, il compagno del Premier? Ho già detto, io credo sia sbagliato, si rischia ogni volta di vittimizzare le donne, il tema non sono le donne, il tema è la cultura patriarcale, maschile, l'idea che il corpo femminile sia a disposizione e purtroppo è tanto diffusa anche nelle giovani generazioni, abbiamo visto anche l'uso dei social, cioè ci sono tante cose su cui noi dobbiamo lavorare e credo che possiamo farlo insieme.